Cari amiche e cari amici, se io dico il nome Roberto De Mattei, voi che fate? Così. E se dico corrispondenza romana? Eh sì, perché il De Pazzeis è il direttore di corrispondenza romana, alias corrispondenza banana. Bene, il problema è questo. Massimo Viglione è il curatore di un libro veramente importante che si intitola Mors tua vita mea. E questo, quanto vi leggerò, è preso dalla pagina Facebook di Massimo Viglione. Il problema è che Roberto De Mattei attacca questo libro, le solite frammentazioni tra i cattolici, gli attacchi, mai vista una cosa del genere, ma lo denigra con argomentazioni del tutto discutibili. Io già mi sono trovato a criticare la corrispondenza romana l'ultima volta quando attaccava Viganò su basi inconsistenti, del tutto inventate, che ho dimostrato essere anche irrazionali ed illogiche, confrontando delle frasi proprio che erano scritte nello stesso articolo e che erano contrastanti. Comunque, leggo l'articolo di Viglione. È uscita una recensione molto critica su Corrispondenza Romana, diretta dal professor Roberto De Mattei, firma Emanuele Barbieri, dove si vuole liquidare come errato e fallimentare il libro Mors tua vita mea, denigrando con argomentazioni che ognuno potrà valutare, ogni contributo, quasi nessuno escluso. Io, in quanto curatore dell'opera, Massimo Viglione, vi invito solennemente e formalmente a leggere questa recensione di spirito distruttivo. Io invece non vi invito a leggere, che è ridicola, è ridicola. Comprate il libro e leggete il libro, perché la recensione è lunghissima e suscita solo ilarità, come le altre recensioni di corrispondenza banana del resto. Continuo. Rivolgo questo invito in quanto è molto utile per chi ha già avuto modo di leggere il volume Migliaia di persone, uscito neanche due mesi or sono. Costoro, infatti, più di tutti potranno toccare con mano l'inconsistenza delle critiche mosse da chi è favorevole tanto all'obbligo della puntura, quanto al governo Draghi e quanto, di conseguenza, all'utilizzo delle linee cellulari di feti vittime di aborto volontario, in nome, si intende, della fede cattolica tradizionale. Qui è chiaro che è un sarcastico Viglione, perché dove sta il tradizionalismo di corrispondenza banana? Dove sta il tradizionalismo di corrispondenza banana? Però ci si può ridere, ma la situazione è molto seria in realtà, perché voi non dovete immaginare dei feti, cioè dei piccoli bambini morti, no, questi vengono fatti crescere quanto basta, poi vengono strappati dalla pancia della mamma e sono piccoli esserini che si muovono con una sensibilità molto maggiore nostra, di noi adulti, di noi anche dei bambini appena nati, rispetto alla sofferenza, e c'è gente che lavora col bisturi su questi esserini. Comunque continuo. È utile anche per chi il libro non lo ha letto, in quanto legge la recensione, in quanto sono certo che costoro, analizzando la serrata recensione, saranno invogliati a leggere il libro per capire come stanno veramente le cose. In poche righe vengono liquidati come errati o inutili i contributi di Monsignor Carlo Maria Viganò, Monsignor Athanasius Schneider, Don Curzio Nitogli e altri illustri autori. Tra questi, più modestamente, il sottoscritto è Massimo Viglione. Ovviamente non entriamo nello specifico delle critiche mosse, sarebbe troppo lungo rispondere e ciascun autore potrà regolarsi come ritiene. Neanche io rispondo, per quel che mi concerne, a critiche che giudico ridicole e non degne della minima attenzione. Ridicole, critiche ridicole. Bene. Continua Viglione. Faccio solo notare che ancora una volta Corrispondenza Romana nota per la serietà e scientificità di cui tutti possiamo verificarne l'elevatezza, avanza la ridicolissima e patetica, questa sì complottistica, ipotesi che non sia Monsignor Viganò a scrivere i suoi articoli o i suoi discorsi. Personalmente, errare umano ma perseverare. Sì, perché qui questi già avevano detto
che non era Viganò a scrivere i suoi discorsi, e io ho commentato il suo articolo perché si fondava sul nulla ed era pieno di contraddizioni. Ma pensate, corrispondenza banana, a cosa si è ridotto. Ma andiamo avanti. Allora, la controrivoluzionaria, si fa per dire, corrispondenza romana, ci ricorda come il fondamento della sua posizione favorevole all'utilizzo delle linee cellulari di feti vittime di aborti volontari trovi la sua base di sostegno nell'insegnamento recentissimo del clero bergogliano. E questo basta e avanza. La Pacciamamma, la Pacciamamma, ecco, corrispondenza romana è legato a chi? Agli adoratori della Pacciamamma. Poi continua Viglione: quando si dice la controrivoluzione, ognuno può pertanto verificare il livello reale di tale serietà scientifica. Mi permetto solo personalmente di sottolineare che l'autore più volte parla di fallimento del volume, quando questo è stato edito da una casa editrice neonata, senza mezzi, sconosciuta, e ha visto esaurire alcune migliaia di copie in poche settimane, e ora è tradotto in lingua inglese per essere diffuso nel mondo americano, ma sono state anche richieste traduzioni in polacco e spagnolo. Visto e considerato tutto questo, mi permetto di formulare dal più vivo auspicio che Corrispondenza Romana continui sempre a criticare i nostri prodotti e a dichiararli falliti. In realtà, il notevole successo del pubblico è esso stesso prova certa della bontà morale dell'adesione alla verità, visto che parliamo di una delle questioni più delicate e care al mondo cattolico vero e tradizionale. Perché, contrariamente a chi ci critica, noi siamo dalla parte scomoda, quella della libertà nella verità, quella che viene censurata, combattuta, odiata, segregata, calunniata. Noi non siamo con Bergoglio e Draghi, con tutti i partiti complici che li sostengono, con i media, con il totalitarismo sanitario e i propugnatori del nuovo ordine mondiale, con l'obbligo del farmaco e con coloro che sono pronti a rinchiuderci e segregarci. No, noi non siamo con queste persone. Noi siamo i segregati e questo libro vuole solo difendere la libertà personale di ciascuno di noi e combattere l'abortismo senza compromessi ai potenti di questo mondo. E detto questo, mi rivolgo un'ultima volta a Corrispondenza Banana, al carissimo De Matteis. Che dire, continuate ad essere ridicoli, continuate ad essere ridicoli e a scrivere articoli che fanno solamente ridere, possono essere solo paragonati, come ho già detto, a Bombolo e Cannavale, che rispetto ai vostri giornalisti sembrano intellettuali di talento. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosimo.